Oggi il carro è ritornato, adesso in questo momento si trova al porto, alle 4:30 sarà scortato dalla polizia e riportato a Nanna. E quindi, insomma, l'esperienza ci è parsa molto positiva. A Pesaro sono stati lasciati 4-5 pezzi che verranno dislocati all'interno di strutture per pubblicizzare appunto l'anno rossiniano e il Carnevale di Fano. Il resto è tutto a casa e insomma abbiamo avuto una bella accoglienza dai pesaresi, siamo contenti, speriamo di poter proseguire le collaborazioni non solo con Pesaro ma con tutti i territori circostanti. Penso che ci dobbiamo aprire al territorio e al mondo comunque, quindi se arrivano dei lavori, delle collaborazioni anche da fuori, ben venga, soprattutto da fuori ben venga, proprio perché noi avendo dei budget limitati questo ci permette di fare belle cose e assicurare un carnevale sempre più di alta qualità. Oh,